Pippo, il brano che hai appena suonato, dottor Mike, racchiude in sé due particolarità ben distinte. La prima è la grande solarità sul tema esposto dalla chitarra di Mike Stern, e la seconda è il riff portante del pezzo, che riesce ad essere contemporaneamente sia un supporto ritmico estremamente efficace e sia praticamente il tema melodico del brano stesso. Sì, in effetti quello che dici è vero. Questo brano mi ha dato tante soddisfazioni proprio per le ragioni che tu dici. È nato dall'idea di voler suonare un brano col grande Mike Stern, quindi volevo dargli la possibilità di esprimere il suo grande suono, sia nel tema che nel solo, ma allo stesso tempo volevo essere io a condurre il giochi. E volevo esporre un tema non in maniera scontata, quindi in una maniera molto ritmica, e non volevo perdere allo stesso tempo il groove, il feeling che c'era col batterista Orazio Hernandez. Quindi, siccome Dottor Mike comunque è diventato una piccola hit per me, almeno tra il pubblico dei bassisti che mi conoscono, mi piacerebbe risuonarla lentamente per dare la possibilità a chi vuole imparare questo riff di poter guardare più attentamente le lineature e tutto il resto. One, two, one. Thank you.
La possibilità di poter suonare degli accordi sul basso elettrico è stata sempre una cosa molto stimolante per me, sia per quanto riguarda la composizione, sia nello studio vero e proprio dello strumento. Questo penso dipenda dal fatto che, avendo trascorso molto tempo da solo con lo strumento, ho imparato a produrre musica da solo, ho avuto l'esigenza di dover suonare e quindi produrre musica da solo senza l'ausilio di altri musicisti. Pur sapendo che uno strumento nato storicamente per accompagnare altri strumenti, penso ci sia la possibilità, cioè bisogna sapere che c'è la possibilità di suonarlo anche con accordi. Cosa molto importante, sia per sviluppare una creatività musicale, per creare, per comporre, e sia per sapere quali sono le alterazioni di un accordo, come muoversi, e come interpretare una sigla, cosa molto frequente svolgendo la professione del musicista. Nell'introdurre questo argomento voglio dare per scontata la vostra preparazione basilare, armonica. Chiaramente nel suonare un accordo su basso elettrico dobbiamo tenere presente che abbiamo a disposizione tre o quattro voci soltanto, a differenza di una chitarra o di un pianoforte, uno strumento molto più complesso armonicamente. E quindi siamo costretti a fare una sintesi armonica, cercando però allo stesso tempo di dare l'idea, rendere l'idea delle alterazioni che vogliamo suonare. Ad esempio, se suoniamo un accordo su una zona alta della tastiera, ad esempio qui, Do maggiore, o una progressione, Do maggior settima, Do settima, Do sesta, Do quinta più, avremo una percezione abbastanza nitida del suono. Se invece la stessa cosa la suoniamo qui, in una zona più bassa della tastiera,
vediamo che la percezione non è la stessa, è inferiore. Questo dipende dal fatto che stiamo suonando praticamente la corda mi e la, due corde abbastanza spesse, per cui la percezione del suono è inferiore a quella che possiamo avere una parte alta della tastiera. Per ovviare a questo possiamo usare rivolti, anzi dobbiamo usare rivolti. Portiamo la terza maggiore all'ottava su, quindi creiamo un altro voicing di accordo. Quindi la stessa cosa suonerà così. Quindi ad esempio, se voglio suonare una progressione di questo tipo, Do minore quinta più, Do minore sesta, Do minore settima, Do minore maggior settima, Do minore. Ho scelto di suonare in questa zona della tastiera, quindi ho fatto praticamente questa sintesi, ho reputato che sia la migliore. Se invece voglio suonare un accordo di semi diminuito, scelgo di suonarla qui. Ho suonato tonica, quinta bemolle, settima minore. Non ho potuto suonare la terza minore perché ho tre voci a disposizione. Se voglio aggiungere la quarta nota, mi devo spostare in questa zona della tastiera. E con il quarto dito ho suonato praticamente la quinta bemolle, ho spostato col rivolto la terza e la settima su. È vero anche che sto praticamente suonando le due corde, il mi e la, insieme contemporaneamente, incorrendo nel problema che dicevo prima. Essendo molto spesse, possono dare dei problemi sulla percezione del suono. Questo dipende da molti fattori. Il primo è sicuramente la posizione sulla tastiera, cioè dove sto suonando. Se suono un la semi diminuito, in questa zona della tastiera, mi accorgo che suona molto più grave di un mi semi diminuito suonato qui, o di un sol semi diminuito suonato ancora più alto. Quindi la zona in cui suoniamo l'accordo è molto importante per la percezione. E anche il pick-up che usiamo, cioè il tipo di sonorità proprio dello strumento, è importante. E se un pick-up che suona al ponte chiaramente ha un suono molto più udibile sugli accordi di quello alla tastiera, ma anche questo è molto relativo perché dipende comunque molto dal tocco del musicista, dalla mano destra, come può toccare le corde e anche dalla corda stessa, accessorio secondo me importantissimo per un bassista. Io ho scelto le Richard Cocco che sono completamente fatte a mano, una per una, e sono delle corde usate dai più grossi professionisti del mondo. Quando suono accordi su basso elettrico spesso faccio uso di armonici artificiali. L'armonica artificiale lo otteniamo pizzicando la corda col pollice e l'indice contemporaneamente verso il basso e verso l'alto. Un'altra maniera molto utile per suonare accordi su basso elettrico è quella di sfruttare gli armonici naturali che abbiamo naturalmente sullo strumento e di miscelarli con delle note singole che generalmente fungono da bassi, come ad esempio. Chiaramente la prima cosa da fare è quella di individuare i blocchi di armonici naturali che abbiamo sulla tastiera. Ad esempio sul quinto tasto abbiamo Sol, Re, La, Mi. Settimo, Re, La, Mi, Si. Quarto tasto, Si, Fa diesis, Do diesis, Sol diesis. Terzo tasto, Re, La, Mi, Si, ottava sopra. Quindi scegliamo poi un blocco a caso, ad esempio questo,
cominciamo a lavorare mischiando gli armonici con un basso a caso, ad esempio il Do. Lo facciamo salire o scendere cromaticamente, ottenendo varie sigle, vari accordi. Abbiamo quindi Do nona, Do diesis, anzi Sol col basso in Do diesis, Re quarta, Mi bemolle maggior settima, Mi minore settima, Fa sesta, Sol con basso in Fa diesis, Sol, sesta nona, La bemolle maggior settima, La minore settima quarta, Si bemolle sesta nona, Si minore quinta più, Do sesta nona. Questo lavoro lo facciamo con gli altri blocchi di armonici artificiali, otteniamo altre sigle o altri frammenti di accordo. In questo modo potrete sviluppare non solo la vostra concezione armonica, ma anche la vostra creatività, cercando di suonare delle intere strutture armoniche, sfruttando sia diciamo accordi misti composti da armonici e note singole, sia accordi semplici composti da sole note. Thank you.
Thank you.
La prima qualità necessaria per un bassista, anzi in genere di un musicista, è quella di possedere un buon tempo. Preoccuparsi di avere assoluta padronanza del tempo e dei sedicesimi penso sia una condizione necessaria per poter suonare qualunque tipo di riff, anche il più semplice. Per gli studenti che hanno questo tipo di problema, io consiglierei di suonare un semplice riff composto da note semplici che abbia un senso compiuto su una batteria elettronica e preoccuparsi di pensare soltanto ai sedicesimi. Ad esempio, se suoniamo un semplice riff composto dalle note Mi, So, La, Si, con una divisione larga del tipo una semiminima col punto, dobbiamo cercare di pensare sempre, abbiamo detto, ai sedicesimi, o addirittura in fase di studio di suonarla con sedicesimi. In questo modo noi impariamo a ragionare su divisioni ritmiche più strette, pur suonando delle note larghe, e ottenendo così sicuramente una maggiore precisione. Se poi chiaramente vogliamo aggiungere alla precisione anche il suono, il groove, dobbiamo badare molto alla mano destra. Perché è assolutamente fondamentale, secondo me, per il suono e il groove di un bassista. Un esercizio, per esempio, molto utile per rinforzare il medio indice della mano destra e il tocco sulla corda è quello di suonare i sedicesimi sfruttando le ghost note, che sarebbero delle, cioè suonando praticamente la nota senza udirne il suono, ma soltanto la percussione. Oppure alternando due sedicesimi di ghost a due sedicesimi di nota. 1, 2, 3, 4. Oppure suonando quattro note su quattro sedicesimi, cambiando a 2-2 nota, quindi cercando di creare un piccolo ciclo. È molto utile suonare questi esercizi chiaramente su un metronomo, su una batteria elettronica, può darvi sicuramente una mano, ma secondo me è molto più importante suonarli senza l'ausilio di una batteria elettronica, perché in questo modo possiamo sviluppare meglio il nostro tempo e la nostra pulsazione. 1, 2, 3, 4. Un ottimo esempio pratico di tutto ciò che abbiamo detto sulle ritmiche, sui sedicesimi in genere,
unito anche ad una buona dose di interplay con gli altri strumenti, penso sia presente in questo spezzone di video tratto dalla session del disco di Rocco Zeffirelli, in cui io suono oltre che con Rocco, con Paco Seri, attuale batterista di Joe Zawinul.
Pippo, ascoltando il tuo CD Bassa Tensione, mi ha particolarmente colpito il brano Best Song for Napoli, sia per il suo particolare gioco di sovrapposizione di più linee di basso contemporaneamente, e sia proprio per il suo sapore tipicamente mediterraneo. Puoi parlarne? Sì, questo brano sicuramente esprime maggiormente le mie sonorità etniche e le mie radici napoletane. E inoltre le armonie, che penso siano molto semplici, sicuramente ricordano alcuni dei colori della mia città. E partiamo da un Si minore sesta, Mi minore sesta, ancora Si minore sesta, Fa minore sesta, La bemolle lidio, Sol minore, Fa minore, Fa minore, basso, Mi bemolle, Re bemolle maggior settima, Re bemolle sus quarta. Adesso vorrei farvi ascoltare il brano così come l'ho composto, con il semplice ausilio del mio delay. Thank you.
We'll be right back.